Ciao bambini, mi chiamo Giulia e da oggi sarò la vostra nuova catechista. Nella vita mi piace tanto studiare, disegnare, leggere e stare insieme ai miei amici. E non mi piace per niente restare per troppo tempo, come adesso, chiusa in casa a non aver nulla da fare. Sono una studentessa dell'ultimo anno di liceo linguistico. Ciao, io sono Irene e sono una dei vostri nuovi catechisti. Mi piace tanto cucinare, non mi piace invece per niente alzarmi dal letto la mattina. Nella vita io sono una mamma di un bambino piccolino che si chiama David e sono anche da poco una studentessa, quindi come voi anch'io vado a scuola. Ciao a tutti, io sono Martina e da quest'anno sono una delle vostre catechiste. Mi piace tantissimo la Nutella, ne vado pazza. Mi piace tantissimo anche disegnare, cantare, ballare, giocare con i bambini. Non mi piacciono le salsicce. Cosa non mi piace poi? Le bugie. Sì, anch'io ho detto un po' di bugie quando ero più giovane, più piccola, ma con il tempo ho capito che non mi piacevano più. Lavoro in oratorio con i bambini e con i ragazzi. Coordino un po' tutto quello che si fa in oratorio, i giochi, le attività, i laboratori. Ciao bambini, sono Riccardo, ho 24 anni e da quest'anno sarò uno dei vostri catechisti. Vi parlo un po' di me. Mi piace passare del tempo con chi ne ha bisogno, con i più piccoli, e mi piace il calcio e tutto quello che ruota intorno al calcio. Una cosa che non mi piace fare è essere in mezzo al casino e alla confusione. Che cosa faccio nella vita? Per prima cosa faccio lo studente, studio all'università per diventare un insegnante di religione e intanto lavoro con un ragazzo disabile che si chiama Salvatore, che mi porta via parecchio del mio tempo, ma sono felice di farlo. Iniziamo il nostro incontro di catechismo con una piccola preghiera. Quella che faremo insieme è davvero piccolissima come preghiera, ma dentro di sé ha una potenza infinita. È una preghiera a portata di mani e a portata di bocca. È la preghiera del segno della croce. Si chiama così proprio perché mentre la facciamo è come se disegniamo addosso a noi il segno della croce. Quella croce dove Gesù è salito perché ci vuole tanto bene, perché ci vuole liberi, perché ci vuole felici. Bene, andiamo a fare il nostro segno della croce. Il segno della croce si fa con dei gesti e con delle parole, ma prima di dire le parole, impariamo i gesti. Prima di tutto, la nostra mano sinistra la mettiamo all'altezza della pancia, più o meno dell'ombelico. Con la mano destra andiamo a fare questi gesti. Prima la portiamo alla fronte, poi all'ombelico, poi alla spalla sinistra e infine alla spalla destra. E l'accompagniamo con queste parole: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Facciamole insieme. Per rendervi le cose un po' più facili, mi girerò così almeno vi viene da farla nel verso giusto. Ok, cominciamo. Mano sinistra sulla pancia, mano destra, prima nella fronte, poi nell'ombelico, nella spalla sinistra e nella spalla destra. Bene. Adesso facciamolo per bene. Ci posizioniamo e insieme diciamo: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi inizieremo il nostro bellissimo percorso di catechismo insieme parlando del periodo che stiamo vivendo, che si chiama Avvento. È un momento bello
perché è il tempo in cui aspettiamo il Natale, ma non perché arriva Babbo Natale con i regali, anche per quello, ma soprattutto perché a Natale nasce Gesù, il nostro futuro migliore amico. L'avvento è un momento di attesa, di pazienza, è come quando aspettate che la mamma e il babbo ritornano dal lavoro per poterli abbracciare e giocare insieme. Solo che in avvento aspettiamo Gesù. Per prepararci bene, costruiremo insieme un simbolo molto importante che ci permetterà di attendere nel modo giusto la corona dell'avvento. Ma che cos'è questa corona dell'avvento? Sono 4 candele che ci aiutano a scandire il tempo fino a Natale. Ogni candela rappresenta una domenica, una settimana che ci separa Natale. Quindi bambini, basta contare fino a 4 insieme a noi e magicamente sarà già arrivato Natale. Ora prendiamo una delle 4 candele che abbiamo preparato e accendiamola. Nelle prossime settimane potete mettere questa prima candela accesa e le altre spente in un piatto o in qualsiasi cosa volete. Abbellitelo con palline, pigne, rametti, colori, insomma con quello che volete. Di settimana in settimana accenderemo le altre candele. Ora è arrivato il momento di iniziare a contare. 1. La prima candela ha un significato molto speciale. È la candela della speranza. Speranza significa aspettare che qualcosa di bello arrivi. Per noi cristiani, appunto, che abbiamo Gesù come amico, sperare significa aspettare che Gesù ci aiuti e ci doni tante belle cose. E tu? In che cosa speri per questo Natale? Spero che un giorno tutti i miei sogni possano realizzarsi. E la mia più grande speranza, proprio adesso che sta per arrivare il Natale, è quella che ognuno di noi, da questo momento di distanza, questo momento in cui non possiamo stare insieme alle persone che di più amiamo, i nostri amici, la nostra famiglia, ci faccia capire veramente l'importanza di poter condividere con le persone che tutti i giorni vogliamo vedere di più e che amiamo soprattutto, quelli che sono i nostri momenti più belli e i nostri momenti più brutti. Di tornare a fare tutto ciò che facevamo fino a 2 anni fa, con i campeggi, l'oratorio, il Grest, tutto questo. Per questo Natale spero che il coronavirus se ne vada, perché non posso più aspettare di abbracciare e di stare con le persone a cui voglio bene. Bene bambini, avete riconosciuto quella casetta che abbiamo appena visto tutta illuminata? Quella è la capanna dove è nato Gesù. E invece, avete riconosciuto quei 2 omini lì dentro che ci abbiamo messo? Quelli sono Maria e Giuseppe. Riccardo ci ha appena detto che oggi accendiamo la prima candela dell'Avvento, che simboleggia la speranza. Allora vi svelo un segreto. Maria e Giuseppe sono i campioni mondiali della speranza. Sono stati bravissimi a sperare. Loro hanno sempre avuto fiducia in Dio. Siccome ancora non vi conosciamo, bambini, ci piacerebbe tanto che voi poteste condividere con noi una parte della vostra personalità. All'inizio noi ci siamo presentati con una specie di carta d'identità molto importante per conoscerci meglio e ci piacerebbe che anche voi lo poteste fare attraverso un disegno, un'immagine, una foto oppure un video o un audio in cui appunto raccontate di voi, il vostro nome, cosa vi piace fare, cosa non vi piace fare e soprattutto qual è la vostra più grande speranza in vista del Natale, in vista di un momento difficile che stiamo vivendo. Voi cosa sperate? E soprattutto vi ricordo che ogni sabato, dopo aver guardato il video, sarebbe carino se ognuno di voi accendesse una candela,
Una candela, simbolo di quello che sarà l'avvento e soprattutto l'attesa del Santo Natale.